Le piscine sono da tempo un punto di riferimento ricreativo dove poter allontanarsi dai problemi della quotidianità. Quest'anno la piscina di Faenza ha avuto un incremento delle famiglie in questa prima parte d'estate, probabilmente anche grazie agli investimenti concretizzati alla vigilia dell'alluvione. Un'alluvione che ha colpito gli impianti del territorio affidati alla nuova Cogisport. Russi ha riaperto a giugno, poi Casula Valsegno, ma i danni più importanti sono a Solarolo, dove la struttura è stata coperta dall'arrivo dell'acqua e non si sa quando e se potrà riaprire. La perdita è anche sociale. La piscina, affidata alla gestione del Centro Subnuoto Club 2000 Faenza, infatti è sempre stata per il piccolo comune un importantissimo centro aggregativo, il più importante in estate. Faenza è stata risparmiata, così come Castel Bolognese, che era nella zona alta del comune di Castello. Abbiamo avuto problemi a caso per infiltrazioni, per la cessazione della luce elettrica per un paio d'ore, ma diciamo che revisionando le pompe e un po' di lavoro abbiamo sistemato. A Russi ci sono stati 20-25 cm d'acqua che sono andati anche in locale tecnico, e però anche lì, portando via un paio di pompe a sistemare e con una settimana di lavoro, purtroppo abbiamo dovuto buttare via 300 metri cubi d'acqua, però diciamo abbiamo aperto un po' più tardi e abbiamo avuto qualche spesa in più, però con quello che è successo intorno non si può dire. Il problema grosso per quanto riguarda le piscine è stato quello capitato al Nuoto Club, che gestisce direttamente le piscine a Solarolo, è stata completamente sommersa. Tutto l'impianto è stato sommerso da 1,70 m, 1,80 m di acqua e fango, quindi basti solamente pensare che le vasche di compenso, che sono quelle che servono per le pulizie delle piscine, sono sotterranee, le sale macchine, che sono due, sono anche queste sotterranee. Abbiamo già capito quello che può essere il danno. Centraline, quadri elettrici, pompe, filtri, tutto quello che serve per l'igienizzazione dell'impianto, tutto quello che serve per la pulizia, chiaramente è tutto gran bell'aria. E quindi noi abbiamo fatto una stima per il momento ancora abbastanza sommaria, nel senso che siamo riusciti a entrare in sala macchina solamente la settimana scorsa, per cui non siamo ancora riusciti a capire esattamente che cosa è andato veramente definitivamente perduto e cosa invece si potrebbe salvare facendo degli interventi di manutenzione che potrebbero costare qualcosa meno di rifare nuovo. Però facendo un'ipotesi di dover rifare tutto nuovo, nei nostri conteggi non bastano 120.000 euro più IVA, quindi stiamo parlando di circa 150.000 euro di danni effettivi in termini di costi. Tra l'altro, noi essendo società sportiva, quando paghiamo e acquistiamo qualsiasi cosa, paghiamo anche la IVA che non riusciamo a scaricare da nessuna parte. E avete anche il bar al ristorante? Allora, il bar l'abbiamo a nostra volta dato in gestione ad un terzo, che a sua volta ha fatto quello che ha potuto per poter ripartire, per poter almeno lavorare, almeno lui che possa effettivamente fare qualcosa. Chiaramente non sarà, non può essere come quando c'è la piscina aperta. Noi, quando abbiamo preso questo appalto, abbiamo fatto un investimento importante di oltre 150.000 euro, pensando di poterlo poi ammortizzare nei 10 anni, sui quali poter appunto andare a spalmare i costi sostenuti. E qui, tra 2 anni di Covid, l'anno scorso il caro energia, quest'anno questa storia qui, cioè questi sono 4 anni persi, per cui il nostro investimento veramente sta andando a gambellaria. Butto a dirlo, però se la piscina era la mia, io facevo due conti, devo spendere 120.000 euro, vabbè, mi vorrà 15-20 anni tirarli su. Però faccio un ragionamento e poi mi muovo. Qui è l'amministrazione, la convenzione dura ancora 3 anni, chiaro che non possiamo essere noi a intervenire, noi, il Nuoto Club poi in questo caso. Nel frattempo però avete fatto alcuni investimenti invece a Faenza per sì. La zona parco. Sì, a Faenza avevamo già deciso prima, e poi l'abbiamo comunque fatto, tra l'altro abbiamo fatto prima dell'alluvione, abbiamo fatto proprio una zona giochi fatta
a regola d'arte, non ha nulla di invidiare a quella del comune che c'è nel parco, con alcuni giochi importanti anche legati anche a certe disabilità, per dare una situazione anche diversa a quella dell'acqua per le famiglie che vengono con i bambini piccoli essenzialmente. E secondo noi devo dire che è stata apprezzata.